Ciao a tutti ragazzi, sono Didi e bentornati sul mio canale con Car Meccanic Simulator 2015. Allora, ho fatto già un piccolo test a questa vettura e vedo che sta messa veramente male. La vettura è questa, sembra un mega Mercedes strafigo, ma non è un vero Mercedes strafigo. Allora, intanto che la vettura sta lì... sta lì buona buona, noi ci cambiamo intanto... Tutta la parte del motore, del catalitico, del porca di quella vacca là. Ok, via questo e via questo, perfetto. Questo è tutto ciò che dovremmo fare a quest'auto, perché quest'auto ha solamente questo di rotto, praticamente. Gli cambiamo quello e abbiamo risolto. Allora, no, fermo, sbagliato. Allora, convertitore catalitico, silenziatore centrale. Condotto di scarico, silenziatore posteriore vuoto. Convertitore catalitico è uno solo. Catalitico è uno solo. Poi silenziatore posteriore vuoto sono due. Poi abbiamo due silenziatori centrali. E poi che altro c'era? Mi sono scordato. Porca di quella vacca. Ah, condotto di scarico. Vendi. Condotto di scarico. Eccolo qua. E ce ne stanno due. Mo sono venuto. Allora, mi metti il modello. Monta. Perfetto. Eccolo qui. Adesso, oltre a questo, che altro c'era? Fa un po' bene. Finito. Convertitore catalitico. Non l'avevo già fatto. Ma porca di quella vacca maiala, io dico no. Porca di quella vacca maiala. Mi mancava il convertitore catalitico. Vacca maiala. Ciao auto. Abbiamo fatto questa. Ok, una volta tolta quell'auto di mezzo, cominciamo a fare sta bestia enorme. Che sta bestia enorme, non ricordo neanche che cazzaro la chiede. Allora, ripara i pezzi d'ingegneria della carrozzeria, faro anteriore destro, vernice al colore di fabbrica. Faro anteriore destro. Che c'è il faro anteriore destro? È da cambiare, e lo cambiamo. Come si chiama sta vettura? Che già mi sono dimenticato. La Royal GTR. Così, bro. Royal GTR. Allora, Royal. Eccola qua. Royal GT. Mo tocca cercare la GTR. Eccola qui. Preso il faro. Beh, sta a 71. Quanto vuoi di... Ah, 87. C'ha ragione. Devo spruzzare il colore di vernice di fabbrica. Ma è certo che non stai bene, però, fratello. Cioè, devo spruzzare il colore di fabbrica su una macchina nuova. Vabbè, se vuoi il colore di fabbrica, io ti metto il colore di fabbrica, eh. Non è che ho problemi, però... Sa, tu capisci da te che stai modificando un colore che era già... buono? Ottimo? Non lo so. Fa un po' te. Allora, qui dobbiamo prendere pasticche. E freno, pastiglie, pure le pinze. Oh madonna, ma che ci ha fatto questa macchina rally? Allora, andiamo su un negozio e facciamo tutto freno. Allora, questo. Ah, oddio, non mi ricordo se è ventilato o no. Sì, è ventilato. È ventilato, ok. Ventilato perché ha dei fori intorno, vedete? Ha praticamente tutti i fori intorno, che girando l'aria entra all'interno di questi fori e il disco si raffredda prima. Vedete qui più o meno come è fatto qua. Guardate, vi faccio vedere. Eccolo qui. Praticamente l'aria entra all'interno di questi fori mentre gira il disco e si raffredda prima. Raffreddandosi prima ha più prestazioni, perché ovviamente il disco più è freddo e più riesce a tenere la frenata. Altrimenti quando si scalda, come un po' in Formula 1, diventa tutto rosso e non c'ha più prestazione, non frena più la macchina. E vai dritto come un picchio. Sta al 95%, che cazzo l'ho fatto.
Ok. Allora, vediamo. Questo me lo vendi, questo me lo vendi, questo me lo vendi, che sono quelli di prima. Questo me lo vendi perché è quello di prima. Serve una pinza e basta. Solo una pinza. Non fatta a prendere culo. Io pensavo chissà che... ho sbagliato. Ok, solo una pinza serviva. Ok, solo la pinza. E gli abbiamo messo la pinza. Perfetto. Mi metti qui. Ok. Bravo. Ok, questa me la vendi. Quelli mi tengo perché non si sa mai. Allora, smontiamo dietro. Perfetto. Oh, qui abbiamo pinza e disco perché mi sembra che le pastiglie stanno bene. Poi solo quello. Perché io ho visto che c'è un pezzo non conosciuto. Non conosciuto. Che sì, si è rotto da qualche parte, però. Ma adesso come faccio io a capire qual è il pezzo che è rotto? Qua è tutto buono, tutto sano. Come cacchio faccio a capirlo? Vedo da qua che è pure tutto verde laggiù. Vabbè. Ma per ora mi sembra pure questo buono. La barra stabilizzatrice solo al sollevatore. Col misuratore elettronico. Ah, vabbè. Ho fatto la po porca puttana. Ho fatto il compressore. Va bene, va bene. Non c'è problema. Infatti, vai. OBD. Oh, famo tutto perché non mi ricordo se l'ho fatto. Ma mi pare di no. Mi pare di no. Infatti, mi sa che ho fatto solo il test quello del coso. Non ho fatto. Ok, stanno bene. Misuratore elettronico. Mo mi dovrebbe dire come sta la pompa del carburante. In teoria. Ah, sta bene. Ok, a posto. Vediamo un po' che c'era da comprare qui. La pinza e il disco del freno dietro sono ventilati, sono normali. Strano, una macchina del genere. È strano che non sono ventilati di dietro. Di solito per una macchina così potente il ventilato serve sia avanti che dietro. Però, vabbè. Ok, qui mi attappi tutto. Mi copri tutto, benissimo. E che c'ho qualche boccolella da qualche parte da cambiare. Che ste boccolelle sono un po' bastardelle. Se mettono lì e non te fanno vedere se stanno rovinate o no. Ste fie de una ballerina rotta in sede. Non lo so, non lo so. Sembra tutto ok. Ma non mi fiderei se non c'è Sasha Grey. Ok, via questi. Via questo. So manco io che ho detto prima, però vabbè, non fa niente. Non ci fate caso, raga, sono stanco, sono arrivato. Sono arrivato. Ok, controlliamoci questi. Che non si sa mai, magari c'è qualcosa di rotto qui e non lo so. Ma non mi pare. Cioè, le boccolelle stanno anche bene qui. Le boccolelle. Che belle le boccolelle. Oh, le boccolelle. No, non mo fa controllare. Non mo fa controllare. Vatta a prendere culo. Vatta a prendere culo. A posto. Guarda, ma che cazzo ho fatto? Ah, sì, già l'ho smontato. Allora. Ecco, queste qua sono quelle di prima. Abbiamo pinza e pastiglia. E basta. Il disco sta messa bene. Pastiglia e pinza. Levamele subito perché sennò mi rincoglionisco come un povero malato di mente. Sto qui duro a capire quale cazzo è il pezzo giusto e quale cazzo è il pezzo sbagliato. Perfetto. Ok, mo adesso tu mi devi dire qual è il pezzo che dici tu che ti si è rotto. Mo mi devi proprio dire qual è. Ma brutto, schifoso, maledetto. Allora, negozio di vernici. Ok, andiamo a mettergli la vernice di fabbrica. Eh sì, hai chiesto delle vernici alla verde fosforescente. Al negozio, al vernice di fabbrica. Ok, metta a piava. Bella per te. Che pacchia, regà, senza macchine. Oh, porca vacca. Allora, vediamo un po'. Abbiamo un altro SUV. E tutti DLC, oh. Cioè, fosse la macchina. Questa dovrebbe essere veloce, la famo quasi subito. Dobbiamo cambiare tutti i filtri. E
e rispruzzare il colore di fabbrica. Questo lo posso fare anche da qua senza che smonto tutto, giusto? No, questo mi serve il sollevatore. Vatta piander cool. Vatta piander cool. Ok, filtro smontato. Allora, mi serve filtro carburante, filtro a forma rotonda 2 carb. Che cazzo è filtro? Allora, filtro. Allora, filtro 2 carb, eccolo qui. E carburante è questo qui. Poi mi servirà anche quello là della cosa, ma devo per forza metterlo sul sollevatore. Ma sta Fiat è una ballerina maledetta, oh. Per smontare quello dell'olio devo per forza mettere la manina sul sollevatore. Figlio di tua madre. Schifoso. Dai, va su. Ok. Un po' più veloce però, zio. Sei lento. Te vedo, sei proprio lento. Ah, ok, c'è il V8HV. Come cazzo ti chiami? V8OHV, sì. Quello nero. Perfetto. Spruzza il volere con il cimice di fabbrica. Perché? Non capisco perché ti devo spruzzare il colore di vernice di fabbrica. È questo. Tiè, spruzzato. Avanti. Devo spendere $500 che tu me ne dai indietro 2. Perché? Denaro speso sul veicolo 579. Bonus per attività completata 289. Me dà 1157. Meno 579. Non ci ho guadagnato un frappo. Mortacciacci vostra. Ma come fate? Oh. Problemi ai freni. Questa è veloce. Sa la famo. Giusto perché è l'ultima puntata. E poi cominceranno le nuove puntate da domani, ragazzi. No, non lo so se è da domani, raga. Non lo so se è da domani, perché tornerei oggi io. E poi vedremo come funziona. Sì, poi vedremo, dai. Allora, problema ai freni. Io potrei farlo da qua. No, devo per forza metterlo su un cazzo di ponte. Vabbè, intanto mettiamo quella sul ponte e prendiamo un'altra macchina. E prendiamo scambio controllo di cambio. La potenza è assente. I filtri di veicolo devono essere sostituiti. Riparazione di frenata scarsa. Scarico rumoroso. Tranquillo. Secondo me controllo generale della riparazione del cambio. Questo mi sembra abbastanza ampio come lavoro. Prendiamo questo così magari nelle prossime puntate la continuiamo. La continuiamo. Io c'ho intanto gli aggiornamenti di sto PC che non fanno niente. Madonna, 2 ore ci sta mettendo. 2 ore per fare un cazzo d'aggiornamento. Allora, innanzitutto mi vai al test diagnostico. Mortacci vostra! E di quella zozza di vostra nonna. Perché? Perché io dico perché? Allora, innanzitutto smontiamoci queste e salviamo subito dai coglioni che ci servono sordi e esperienza. Questa vuole che gli cambio tutte le parti del freno, no? E gli levamo tutto. Fa un po' vedere che vuoi. Sì, problemi ai freni. A posto. Tu vuoi solo che ti sistemo i freni, quindi ti sistemerò solo i freni. Abbiamo pinza, pastiglie e disco ventilato. Ehi, c'è un disco ventilato questo. Freno. Allora, disco, pinza e pastiglie. Te cambio tutto, me ne fotte una minchia. Te metto tutto nuovo. Perfetto. E te rimetto pure sta gomma di merda. Zio, sta macchina è da buttare. Non è che c'è un problema ai dischi, ai plastic e ai dischi te, eh. Questo è proprio da buttare. Guarda che roba. Sto disco ne va più. Sta roda ne va più. È morta. È andata. È deceduta. Allora, questi sono di quello precedente. E me lo butti. Questo qua devo prendere. Aspetta un po' un secondo. Quanto vuoi tu? 42. Fa un po' vedere. 42, 47, 14. Quello va bene. Solo un disco di freno ventilato mi serve. Se no sto a comprare buffo, raga. Non serve che compro a buffo. Se ce l'hanno, 42. A posto. Dovrebbe essere tutto ok. Dovrebbe essere finita. Ah no, c'è il posteriore. Sì, c'è il posteriore da fare. Quanto sta sta gomma?
Non sta al 42. Sì, 42 preciso. Che culo. Aspetta un po' un minuto perché mi sa... no. Ho sbagliato tasto, porca vacca. Porca vacca un'altra volta. Niente, tocca... dai, sbaglio sempre sti fottuti. 51. 25, questo è da cambiare. Però è da cambiare solamente questo. Questo è da quello di prima. Muovenni. Allora, freno a tamburo, ganasce del freno e... vabbè. Freno a tamburo e ganasce del freno no, perché mi pare che il ganasce del freno stavano a posto. Sì. E devo comprare sto coso. Cilindro della ruota da tamburo. Non potete scrivere freno da qualche parte così me lo trovo qua, no? Eccola qua. Cilindro del freno a tamburo. Perfetto. E anche qua ti ho messo tutto. Perfetto. Andiamo di là. Via questa. E ok. Poi via questo. E via queste. Via questo. Fa un po' vedere che ci ha derotto qui. Questo è quello precedente. Allora, freno 46. E vabbè. Ganasce e questo coso qua brutto un culo. Quindi questo coso qui. E poi freno. Ma che re? Ah, me l'ha preso lo stesso. Scritto reno invece che freno. Però va bene. Ma ha preso lo stesso. Questo sta a 46. Non ce n'ha bisogno di essere cambiato. E andiamo così. Ok, ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo episodio. Vediamo un po'. Abbiamo finito. Basta, prende culo. Noi ci vediamo in un prossimo episodio. Come sempre sono NDT, ricordate di iscrivervi, lasciare un commentino. E niente, spero che vi stia piacendo e che vi sia piaciuto tutta la tiritera. Ce n'ho un altro 100%. E vatta a piande secchio. Dopo facciamo questo e abbiamo finito. Riparazione carrozzeria. Di riparazione 90%. Ah, mo ripariamo anche la carrozzeria. Fatemi capire. Ah, bello. Allora, questi me li vendi. Questi sì, lasciamo perché possono essere utili. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Come sempre sono NDD. Ciao a tutti.